Insignia News. Allora, analizziamo questo momento dedicato dei lupi. Non si vince da circa oltre un mese. L'ultima vittoria fu quella a Modena con Targata Castaldo. Secondo te, quali sono i problemi di questo Avellino e come possono essere rimediati? Sì, crisi di risultati, ma quella che preoccupa è la crisi di gioco, che ne dica Rastelli. In questo momento è importante portare il punticino a casa, però è evidente che l'Avellino non riesce a sviluppare un'idea di gioco, fa molta confusione. Io credo che in questo momento, a mio avviso, poi è chiaro che l'allenatore fa le sue scelte, però una variante tattica potrebbe essere utile anche alla luce delle difficoltà fisiche, qualche elemento accusato, vedi Zito, Bittante, Viscondi, insomma la situazione fisica, atletica non è entusiasmante, però ecco. Come ti dicevo, un cambio di modulo potrebbe sicuramente giovare all'Avellino. Non dimentichiamo però anche le squalifiche, non arrivano in soccorso a Rastelli con Elis, Chiavon e D'Angelo fuori, quindi l'Avellino dovrà cercare di ritrovarsi contro il Bologna. Lo sappiamo bene che l'Avellino si esalta con le grandi, vedi Catania, vedi Livorno, e non sarà facile, però è un momento in cui bisogna ritrovarsi e ricompattarsi. Infatti, hai detto bene, contro i Filsinei mancheranno appiedati Eli, D'Angelo Schiavone e anche Gomis è in forza fino all'ultimo. Rastelli cercherà di recuperarlo, ma Frattali ha buone possibilità di esordire in casa. Come hai visto tu a Pescara l'esordio del portiere ex Verona e Frosinone? Ma Frattali è un portiere esperto, un portiere che la categoria l'ha fatta, come ho chiesto stesso a Rastelli nel dopogara, è un dodicesimo, un secondo portiere soltanto sulla carta. Giustamente Rastelli ha detto: io ho tre portieri potenzialmente tutti titolari, perché anche Bavena nel precampionato ha dimostrato di essere un pararigori, comunque un portiere pronto per la categoria. Frattali è entrato con esperienza, non era facile, partita delicata a Pescara e contro un avversario difficile, però ecco, l'esperienza e comunque la qualità del portiere, del ragazzo l'ha aiutato. Poi è normale che poi ti esalti nel momento in cui su un'acrobazia di quel genere di Maniero compi quell'intervento sotto la traversa e da lì, non dico che la partita poi è in discesa, però acquisisce una certa sicurezza. Secondo te l'Avellino dove deve intervenire in fase di mercato e se è necessario, secondo te, intervenire per rinforzare questa rosa che attualmente, oltre alla salvezza, detta di tutti, non può ambire? Ma mi sembra ingeneroso oltre alla salvezza, il campionato è equilibratissimo, quindi tutte le squadre, 10-15 squadre, una quindicina di squadre che si trovano, le prime 15 squadre possono ambire al salto ad entrare nel novero dei playoff. Dove deve intervenire l'Avellino? Io credo che Rastelli cerchi un po' un uomo che gli consenta di variare, di fare quel 4-3-1-2, visto che Sumarino lo ritiene un elemento da schierare dall'inizio, quindi lui cerca un uomo di qualità, non per forza in fase di regia, credo tra le linee. Lui voglia cambiare, avere elementi che gli consentono di variare modulo nella seconda parte di stagione e poi serve un attaccante, ma non l'attaccante necessariamente di prima fascia, perché non voglio pensare che Castaldo di qui alla fine non segni più, non voglio pensare che Arrighini non dia il suo onesto contributo di gol e quindi un attaccante che sia l'alter ego di Comi, nel senso un attaccante che consenta a Comi di un'alternativa a Comi, quindi in modo da creare quelle coppie, Castaldo e Arrighini da un lato e Comi e Pozzebon che in questo momento è in uscita assieme a Filcor, quindi creare quei quattro attaccanti che possano dare a Rastelli le giuste scelte in attacco.